ritrovati all'appuntamento con Fisco per Tutti. Benvenuto all'avvocato Lorenzo Della Bella. Benvenuti. E al commercialista Stefano Della Bella. Bentrovati. Proseguiamo una serie di puntate dedicate agli argomenti di maggiore interesse per i nostri telespettatori, viste le domande e le richieste che appunto ci avete mandato. E dottore, in particolare oggi, quale argomento avete scelto? Oggi parliamo dell'imposta sul reddito delle imprese. Di che cosa si tratta? Più che di una imposta, si tratta di un sistema di imposizione nuovo che riguarda le imprese individuali e quindi anche le coniugali e le familiari e le società di persone in contabilità ordinaria. Praticamente in soldoni l'imposta colpirà al 24%, quindi di fatto equiparandole alla società di capitali, gli utili reinvestiti in società. Avvocato, entriamo quindi nell'argomento. Sì, la legge di stabilità del 2017, all'articolo 1, commi 547 e 548, ha introdotto appunto l'IRI come imposta sul reddito di impresa, che si applica quindi agli imprenditori individuali e alle società di persone come SNC e SAS. Tecnicamente è un'opzione che deve essere esercitata nell'anno di impresa in cui si vuole optare e vale per 5 anni, estendibile ancora per altri 5 anni. Come lavora in breve? Se noi facciamo 100 l'utile di un'azienda, qualora l'azienda reinvesta 50 di questo 100 all'interno dell'azienda, su questo 50 verrà applicato il 24%, mentre sul rimanente 50%, qualora venga quindi prelevato, si applicherà l'IRPEF secondo l'aliquota della persona fisica. L'IRI non produce effetto nemmeno sulla contribuzione previdenziale, le cui aliquote andranno applicate quindi sul reddito di impresa lordo. Dottore, qual è la finalità di questo cambio di rotta? Allora, la legge di bilancio 2017 ha introdotto l'articolo 55 bis del TUIR con l'obiettivo specifico di favorire la capitalizzazione delle imprese. Infatti in Italia le imprese medio-piccole sono praticamente sempre sottocapitalizzate. Dal 2017 quindi l'imprenditore virtuoso che lascia i propri redditi all'interno dell'impresa e quindi favorendo la capitalizzazione ma anche i nuovi investimenti sarà tassato con un'aliquota più bassa del 24%, con ciò ponendo fine all'odiosa tassazione sul reddito prodotto. Le società di persone fino al 2016, ma anche dal 2017 se non faranno opzione, saranno sempre tassate sul reddito prodotto e non sul reddito prelevato. Chi farà opzione invece avrà la tassazione solo sul reddito prelevato, con le medesime modalità che avvengono fino ad oggi, quindi con la tassazione IRPEF a scaglioni e l'aliquota sarà quella aliquota marginale del contribuente. Avvocato, ci chiarisce come si esercita l'opzione e poi che effetti ha? I soggetti che possono optare per l'imposta sul reddito d'impresa devono avere due requisiti essenziali. Uno, essere un imprenditore individuale, una SNC, un SAS, quindi una società di persone, e il secondo, essere in contabilità ordinaria. L'opzione si fa con un comportamento concludente tramite anche la compilazione del quadro VO della dichiarazione dell'IVA successiva all'anno in cui si opta. L'effetto principale è quello di beneficiare dell'agevolazione ACE, che è tipica delle società di capitali, che è un'agevolazione che permette di ridurre la base imponibile. Con ciò usufruendo di un duplice vantaggio, uno in tema di aliquota, come si è detto prima, e uno in tema di riduzione della base imponibile stessa. Dottore, qualcos'altro di importante da specificare? Sì, aggiungerei due elementi. Il primo è che, come parlavamo la settimana scorsa, in tema di regime di cassa, i soggetti imprenditori individuali o società di persone che fossero in semplificata come regime naturale avrebbero il regime di cassa. Potrebbero uscire da questo regime optando per la contabilità ordinaria. Ecco, potrebbero fare un doppio salto, quindi andare in contabilità ordinaria e poi optare anche per l'IRI. Quindi questa è una particolarità da sottolineare. La seconda invece viene dalla pratica professionale. Mi capita spesso di notare che i miei clienti non sanno ben distinguere l'imposta se è personale o relativa alla società. L'IRI è un'imposta societaria, quindi vuol dire che l'F24 verrà intestato alla società. Se non viene pagata, soprattutto in tema di impresa individuale o società di persone, la responsabilità è anche dei soci in maniera illimitata. Di qui discende anche la responsabilità solidale e quindi magari si potrebbe andare a riscuotere l'intera imposta in capo ad un unico socio. Per fare un esempio, se la società avesse 100 di utile, il reddito dei due soci sarebbe 50-50, ognuno avrebbe la sua imposta, ognuno dovrebbe pagarsela ed essere responsabile per la propria imposta. Da oggi in poi, optando, l'imposta è della società. Se la società non paga, chiederemo ai soci. E in che proporzione? Con la solidarietà si potrebbe chiedere tutto ad un unico socio, niente a quell'altro.
Chiarissimo. E siamo giunti anche oggi al momento delle vostre domande. Ci scrive Franco: sono un imprenditore in contabilità ordinaria e vorrei sapere come faccio ad optare alla cieca per l'IRI, oltretutto per 5 anni senza sapere come si applica nei fatti. Innanzitutto spero che dopo la puntata di oggi ne sappia di più. In secondo luogo, l'opzione è da esercitare nella dichiarazione dei redditi successiva, quindi diciamo entro settembre 2018. Se lui si comporta in maniera naturale per il 2017, a fine anno avrà tutto il tempo con il suo consulente per fare dei calcoli di convenienza e quindi vedere se restare nel regime attuale o optare per l'imposizione IRI. Avvocato, chiede poi Carlo B, potrebbero chiarire i vostri esperti come funziona la tassazione dei redditi prelevati? Ad oggi io potevo prelevare e versare quello che volevo, posso continuare a farlo? Il prelievo o meno di utili della società è un'abitudine del telespettatore che invito a mantenere così come sempre portato avanti fino ad oggi. Ovvio che l'IRI ha un senso fin tanto che si preleva meno possibile. Meno si preleva, meno si paga di imposizione, perché l'IRI ha l'aliquota del 24%, mentre ogni prelievo andrà in conto IRPEF e verrà tassato secondo l'aliquota marginale del soggetto che preleva. Grazie per aver chiarito i dubbi dei nostri telespettatori. Vi ricordo che potete continuare a scrivere all'indirizzo che vedete in sovrimpressione e rivedere le puntate sul sito www.ricorso-tributario.it. Ringrazio Stefano e Lorenzo Della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. Arrivederci. A presto.